sono disposti anche ad arrivare alle dimissioni e comunque protesteranno a Palermo e a Roma pur di far capire ai governi nazionale e regionale che così non si può più andare avanti. Loro sono i sindaci dei 58 comuni della provincia di Catania che su invito del primo cittadino etneo si sono incontrati questa mattina per definire una strategia unitaria utile a fronteggiare i ripetuti tagli e trasferimenti di risorse che stanno conducendo gli enti locali al tracollo finanziario. Le amministrazioni locali, ha spiegato il sindaco Stancanelli, sono state abbandonate a se stesse togliendo le minime risorse per operare, malgrado situazioni di insostenibile malessere sociale. Nessuno, ha aggiunto Stancanelli, sembra rendersi conto della ricaduta negativa che può avere nei territori la carenza di liquidità, in particolare dove la criminalità organizzata è ancora molto forte. Stancanelli ricorda come agli ingenti tagli e trasferimenti, ripetuti e crescenti, si aggiunga la perdita delle risorse derivanti dal gettito IMU, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità, ignorando che nello sfascio generale della credibilità della politica e delle istituzioni, i comuni hanno costituito l'ultima trincea della legittimazione della democrazia agli occhi dei cittadini. Ho invitato i colleghi sindaci dei 58 comuni della provincia di Catania per discutere di quel massacro che sta avvenendo nei confronti dei comuni da parte del governo nazionale, che il 31 ottobre ci comunica un taglio di trasferimenti enorme, che ci comunica che siccome l'IMU è andata bene i soldi si riprende lo Stato, e nei confronti del governo regionale che ha ridotto al 41% i trasferimenti e ce lo ha comunicato il 21 ottobre. Io penso che i sindaci, se hanno un po' di hanno la necessità di fare fronte comune al di là delle appartenenze, per dire a questi governi che non si rendono conto che uccidendo i comuni, massacrando i comuni che sono l'avamposto delle istituzioni sul territorio, non si possono dare più servizi. E quindi io penso che sia opportuno che i sindaci, comunque la pensino, a qualunque partito o a qualunque coalizione appartengano, stiano assieme per dare un messaggio forte alle istituzioni centrali. Dunque si annuncia un inverno davvero caldo, come ribadisce anche il sindaco di Grevina, Domenico Rapisarda. Noi siamo pronti a fare la qualsiasi cosa, però ripeto, d'altra parte, ragionando, se un sindaco si dimette, cosa fa? Lascia la sua responsabilità a fronte di che cosa? E allora quindi io dico che la dimissione può essere un fatto provocatorio per far cercare di ragionare sicuramente, ma noi vogliamo essere parte del ragionamento, vogliamo essere non vogliamo essere il problema, ma noi sicuramente possiamo essere la soluzione del problema. A parte le dimissioni, comunque voi avete annunciato anche una protesta a Palermo e forse anche a Roma. E questo è quello che stiamo ragionando qui stamattina. Quella era la proposta dell'ANCI che avevano fatto al governo. Se mercoledì il governo non darà una risposta, è chiaro che scatteranno tutte le proteste da mettere in atto. Adesso qui noi, con tutti i sindaci della provincia di Catania, siamo qui per ragionare qualcosa da trasferire al governo regionale.